Buongiorno a tutti, grazie come sempre a Roberto Bonfantini che ci permette di andare in diretta Facebook sui vari canali social e grazie alla stampa presente e agli amici che sono voluti venire a vedere questa presentazione. Per noi è un giorno importante, oggi presentiamo il nuovo coach Sandro Dell'Agnello, l'avete già saputo, abbiamo fatto passare qualche giorno per dare modo anche a Sandro di conoscere l'ambiente, di conoscere i giocatori. E io volevo semplicemente dire due cose sul fatto della scelta. Siamo andati a cercare il profilo che avevamo un po' in mente, quella persona con grande personalità, grande esperienza, un allenatore di assoluto livello per una piazza importante ed ambiziosa come la piazza di Rimini. Sandro ha le spalle grosse, spalle coperte, abituato a lavorare in piazze con forte pressione, con forte tradizione. E la sua grande determinazione, la sua grande voglia di combattere, unita alla sua grande esperienza sia da giocatore ma soprattutto da allenatore, ci ha spinto a fare questa scelta, del quale siamo veramente contenti. E già in questi primi allenamenti abbiamo potuto notare tutto il suo carisma, la sua personalità e la sua qualità come allenatore. Quindi da parte mia, da parte di tutti i soci, da parte del CDA, da parte di tutti i tifosi della città di Rimini, do il mio più grande benvenuto a Sandro, un grande di buon lavoro e, come gli ho già detto, si troverà una piazza fortemente vicina alle sorti della pallacanestro e un palazzetto che non vede l'ora di vedere i ragazzi lottare su ogni pallone per dare soddisfazione a questa, appunto, a questi tifosi, tanti abbonati, al nostro pubblico che non vede l'ora di seguire la propria squadra e sono convinto sostenerla fino all'ultimo momento, come hanno sempre fatto. Quindi do il mio benvenuto a Sandro e passo lui la parola. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, mi fa molto piacere, sono strafelice di essere a Rimini, di essere stato chiamato e scelto dalla proprietà, dalla società, quindi da Paolo e Davide, perché Rimini è una piazza ambita, oltre ad essere ambiziosa è una piazza ambita, è una società organizzata, è una società che ha voglia di crescere e perché questo è un posto che ribolle di pallacanestro, dai, è bello lavorare in posti come questo. Io ora in questi mesi che ovviamente ero fermo ho avuto occasione di guardare tantissime partite perché è il mio lavoro, tra cui alcune partite di Rimini in casa, e quando vedevo le inquadrature del palazzetto, insomma, c'era qualcosa di significativo, insomma, c'è un ambiente ribollente, mi sembra che ci sia tanto entusiasmo. E io farò il possibile, metterò tutto me stesso perché le cose possano andare al meglio. È un po' il mio carattere, se una cosa non la faccio, se la faccio ci metto tutto quello che ho. E posso garantire a tutti voi che metterò il massimo impegno di quello che mi permette la mia conoscenza, la mia esperienza. E quindi ripeto, sono strafelice di essere a Rimini, anche perché poi ho saputo che siete voi giornalisti molto competenti e comprensivi, quindi benissimo. Io direi di passare direttamente la parola appunto alla stampa e quindi largo alle domande dei giornalisti. Ecco, sì, da giocatore eri famoso per la tua determinazione, direi feroce, no? Difatti non a caso mi sembra che i due soprannomi che ti hanno accompagnato sono stati Sandrokan, facendo il verso a Sandrokan, e il Grinta, no? Questi erano i due soprannomi e danno un'idea così. Ecco, presumo che questa tua peculiarità la trasmetterai anche come allenatore. Al di là di questo, che probabilmente è scontato, ecco, la tua pallacanestro, la tua idea di pallacanestro, se ce n'è una oppure se è quella di adattarsi sempre agli uomini che hai. Allora, io ho avuto la fortuna di essere allenato, crescere e poi vedere dai più grandi allenatori della mia epoca e poi di seguire molto quelli che poi ci sono stati dopo. E io penso questo, penso che prima di tutto sia molto importante la determinazione con cui fai le cose, perché una cosa può essere giusta, ma se non la fai con la giusta determinazione, l'essere giusto non conta niente. Le mie squadre hanno sempre avuto, credo di poter dire, i numeri perlomeno lo dicono, una discreta organizzazione difensiva sicuramente,
e lì ho le mie idee e mantengo le mie idee, insomma, perché credo che siano idee e regole percorribili da qualunque tipo di giocatore, mentre in attacco cerco un po' più ovviamente di capire che giocatori ho e di sfruttarli per le loro capacità e per le loro peculiarità. Non ci sono squadre perfette, non ci sono giocatori perfetti, ci sono squadre che hanno sicuramente i loro difetti. Il mio lavoro e quello che ho sempre cercato di fare è esaltare i pregi e cercare di nascondere qualche difettuccio, casomai migliorarlo. Però sicuramente la determinazione, la voglia di lottare, perché sì, è sport, è vero, è sport, ma lo sport è più bello vincere che perdere, insomma. Quindi se vuoi vincere, devi sacrificarti. Tutti dicono io voglio vincere, ma poi pochi sanno cosa bisogna fare per provare a vincere. Sicuramente dare il 101% è già un bel inizio. Volevo chiedere due cose. La prima, molti dicono che quando vedono l'ambiente Rimini da fuori, poi addirittura sono ancora più entusiasti quando lo vedono da dentro. Quindi se le ha chiesto qualcosa in particolare, se la dirigenza le ha chiesto qualcosa in particolare, nel discorso che è stato fatto lunedì al momento dell'esonero di Ferrari, Paolo Carassa ha sottolineato il fatto che questa squadra aveva bisogno di certezze da un allenatore e di gerarchie. Lei ha fatto, credo, 2 o 3 allenamenti, mi sembra. La partita di Nardò è dietro l'angolo, praticamente. Ecco, già ha parlato con la squadra, con i giocatori, anche perché poi in campo poi vanno loro. Dopo voi siete a volte anche un pochino, a volte capita il capro espiatorio, no, di queste situazioni. Allora, per quanto riguarda l'ambiente, mi dispiace solo dopodomani andare a giocare in trasferta, perché veramente sono entusiasta del poter allenare e giocare qui al Flaminio, e quindi non vedo l'ora di arrivarci domenica prossima. Approfitto per salutare tutti i tifosi che sicuramente non mi conoscono, ci vedremo domenica prossima. Come hai detto te, abbiamo una partita imminente, abbiamo fatto solo 3 allenamenti, e dal punto di vista della squadra, al di là che prima di me c'era quello che io considero, sempre considerato un eccellente allenatore, ma il nostro lavoro è impietoso e a volte le cose non vanno come dovrebbero andare, anche se ci metti tutto l'impegno possibile. Io cerco sempre di avere nelle mie squadre le idee chiare, ecco, il casuale mi piace poco, e quindi cerco di dare sempre un certo tipo di organizzazione, ovviamente prima di tutto in base ai giocatori che ho e secondariamente in base alle mie idee. Ci proverò certamente anche con Rimini, ovviamente in 3 giorni è impossibile, e nel tempo siamo destinati sicuramente a migliorare, a costruire, a perfezionare. Loriano Zanoni, Resto del Carlino, innanzitutto benvenuto naturalmente. Restando due cose, una restando sulla partita di domenica, naturalmente se, come ha accennato in quest'ultima parte del discorso, si va per giocare questa partita al di là poi dei cambiamenti che magari riterrà opportuno apportare in qualsiasi aspetto della squadra, se è questa un po' l'idea per la partita di domenica, senza stravolgere tanto, e in generale sul campionato, come lo vede, come lo giudica, comunque ha visto diverse partite, il livello e dove può arrivare questa squadra. Allora, la nostra mentalità, la mentalità della Riviera Basket Rimini, deve essere quella di affrontare la prossima partita con l'idea di poterla vincere, sia che giochiamo contro mio zio, sia che giochiamo contro il Real Madrid. L'idea è di entrare in campo con l'idea di poterla vincere, e questo faremo sicuramente dopodomani. Come dicevo prima, ovviamente non siamo pronti come vorrei, sarebbe utopistico. Abbiamo fatto solo 3 allenamenti, ma ho trovato grande disponibilità da parte dei giocatori e sono contentissimo di come stanno andando le cose in campo e anche fuori dal campo, dove la società sta facendo il possibile per mettermi a mio agio. Il problema è un altro, cioè è anche un altro. Il livello del campionato della 2, che io conosco bene, quest'anno è elevatissimo, e il girone nostro, come forse saprete anche meglio di me, è ancora più elevato. Ci sono squadre veramente super attrezzate, e quindi io l'obiettivo che mi pongo io a brevissimo termine, visto che davanti a noi manca
praticamente una stagione intera, perché mancano 95, sì, buonanotte, 25 partite a decidere chi farà i playoff e chi non li farà. 25 partite è un campionato intero. E quindi l'obiettivo mio ad oggi è molto breve: provare a vincere la prossima partita, la partita che abbiamo di fronte. Adesso abbiamo Nardò, lunedì penseremo a Trieste e così via. Una partita alla volta, perché l'idea deve essere di provare a vincere. Domande? È una battuta, qualche amico che ha lasciato Forlì gli ha detto questa non ce la dovevi fare. Allora, le rivalità nello sport sono una delle cose secondo me più belle, se interpretate nel modo giusto. Ecco, io vengo da Livorno, insomma, mi sono successe tante volte situazioni di questo tipo. Io ho dato tutto quello che avevo per Forlì. Forlì è un capitolo chiuso, adesso si è aperto un capitolo che mi affascina e mi attrae tantissimo, che è quello di Rimini, e io darò sicuramente tutto, farò i miei errori, non sarò capace di fare quello che vi aspettate, questo non lo so, ma vi garantisco che darò tutto per Rimini, su questo non ci sono dubbi. E poi per carattere, insomma, io sono sempre stato, fin da quando giocavo, io provo a vincere, anche se facciamo a rubamazzetto, io provo a vincere, quindi non riuscirei a fare diversamente. Ovviamente non sono così bravo da vincere sempre, però ci provo con tutto me stesso e sono pronto a farlo per Rimini assolutamente. Questo primo scorcio di stagione abbiamo visto andare in campo RBR sempre con lo stesso quintetto di partenza. Quintetto che prevede Grande, che prevede Marx, Scarponi, Johnson e Simeoni. Ecco, nella tua carriera tu eri uno che avevi quintetti scolpiti o tendevi a cambiarlo spesso? E nello specifico, anche se tre allenamenti sappiamo che sono pochi, sei già qualche idea a riguardo e qualche eventuale modifica, qualche faccia che si affaccia subito nello starting five, anche se sappiamo benissimo che poi è il quintetto che le chiude le partite, è quello che conta veramente. Allora guarda, nella mia carriera mi è successo di fare un po' e un po', perché come dicevo prima cerco sempre di trovare la via migliore per mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili nell'interesse della squadra, quindi ad oggi io non so dirti se avremo un quintetto preciso, e per quintetto immagino tu intendessi quello di partenza, o se questo ruoterà, anche perché per me personalmente il quintetto di partenza non è un quintetto, ma il quintetto della squadra è quello che gioca i momenti che contano, quelli sono i veri quintetti delle squadre. Come sapete meglio di me, poi è cambiata un po' la tendenza, anche ormai da un bel po' di anni. Una volta il quintetto era scritto nel Vangelo, la panchina era scritta nel Vangelo, adesso non è più così, insomma, e quindi non ho preso nessun tipo di impegno con i giocatori, né di quintetti né di minutaggi, cercheremo di fare il meglio per la squadra. Sì, una cosa a Davide volevo chiedere. Lunedì era un po' un impatto un po' strano, no, per voi, il primo esonero di un allenatore. La storia vi siete, in questi giorni che sono passati, così avete riflettuto un pochino, nel senso comunque siete un po' più rilassati, un pochino più tranquilli, anche perché la scelta poi se non era la scelta dell'allenatore era importante. Avete parlato con la squadra? Allora, sì, sicuramente lunedì per noi è stato un giorno importante, un giorno delicato, un giorno dove abbiamo dovuto prendere delle decisioni sofferte, ma necessarie. Quindi avevamo veramente chiaro in testa l'idea di dover avere la necessità di cambiare la guida tecnica, e siamo andati su un profilo come quello di Sandro. Per quello che riguarda la squadra, abbiamo sì parlato con i giocatori. Mattia martedì mattina è andato in palestra a salutare i ragazzi, dopodiché ci siamo fermati noi con i ragazzi a ribadire che comunque oggi, ieri a suo tempo, lunedì, martedì, vabbè, ha pagato l'allenatore, però perché è lui il capo espiatorio, di solito paga l'allenatore per tutti, però le colpe vanno suddivise e condivise sia
con noi della società, con i giocatori, con lo staff tecnico, con tutti quelli che c'erano. Quindi abbiamo voluto dare tranquillità ai giocatori e fiducia, perché come abbiamo detto sia io che Paolo, abbiamo un'enorme fiducia in tutti i giocatori che abbiamo a disposizione e siamo convinti che questa squadra ci possa portare a raggiungere l'obiettivo che avevamo prefissato. Quindi siamo veramente, diciamo, vicini alla squadra, sappiamo che è stato un momento in quel breve periodo delicato, però abbiamo forte determinazione nel ripartire con la nostra grande voglia di vincere, ripartire con la nostra grande ambizione e ripartire dando a questi giocatori la possibilità di dimostrare che sono dei giocatori che sono stati scelti a giugno, c'è un motivo e noi questa scelta la ribadiamo oggi con estrema forza perché siamo convinti delle loro capacità e siamo convinti che oggi Sandro riuscirà a metterli nelle condizioni per poter rendere nel miglior modo possibile. Domenica c'è una partita contro una squadra che ha degli americani importanti, uno è anche il, credo adesso attualmente, il miglior marcatore del girone rosso, che è Smith. E al di là di questo, la riflessione era sui nostri. Che giudizio dà su Johnson e Marks? Perché in questa prima fase di stagione, magari per un Johnson, quello che abbiamo visto qui, sempre al massimo, al di là degli acciacchi fisici, al massimo del rendimento, magari un Marks altalenante. Cosa ha visto in questi giorni e cosa si aspetta da loro? Ovviamente mi aspetto molto da loro come dagli altri giocatori. Non mi viene proprio naturale, non riesco a fare differenze tra lo status americano e italiano. Non è questo. Poi è ovvio che ognuno ha i suoi compiti e se dobbiamo fare, c'è quello che sarà deputato a fare 10-15 tiri e quello che ne farà 2, ovviamente. Ma non è il passaporto che decide questo. Detto questo, sono due giocatori di altissimo livello, come anche i loro compagni italiani. L'unica cosa che veramente a me preoccupa un po', ma non per Rimini, parlo in generale, che sono condizionanti per la squadra, sono gli eventuali infortuni, ovviamente. Ad esempio Johnson ha una piccola sofferenza, un ginocchio, quindi se forse non l'avete visto tanto brillante, è una cosa che stiamo cercando di risolvere e che non gli permette di esprimersi al meglio. Quindi tutto si risolve quando ti trovi davanti all'infortunio, a non poterti allenare, diventa un po' più difficile, ecco. Però ho molta fiducia nel roster che abbiamo qui a Rimini, assolutamente. Sì, ecco, volevo sapere proprio come ha trovato in generale proprio il gruppo, diciamo anche lo stato di salute, anche diciamo mentale, diciamo, della squadra. Dunque, mi sembra di poter dire che ho trovato una squadra allenata, una squadra anche coesa, perché i giocatori si sono messi sicuramente a disposizione di quello che gli sto chiedendo, di quello che stiamo facendo. Ho trovato una, appunto, coinvolgimento totale da parte dei giocatori, non mi sembra un ambiente depresso come a volte purtroppo succede in queste situazioni, e anche dal punto di vista fisico, stanno tutti bene, a parte di Johnson che vi ho detto, e abbiamo Tasso che ieri ha avuto un piccolo risentimento all'inguine, vediamo cosa succederà, ma questo solo per essere trasparenti, non per altro, però ho trovato la squadra abbastanza bene. Vedendo sempre questo primo scorcio di stagione, ci si interrogava a volte in tribuna per capire chi è il leader di questa squadra. Tu sei riuscito a identificarlo in 3 giorni oppure dobbiamo ripartire questo ruolo, frammentarlo un po' tra tutti? Perché francamente non è chiaro chi è il leader di questa squadra. Allora, io ho delle idee, insomma, ripeto, i giocatori, anche se non li ho mai avuti direttamente, li conosco molto bene tutti, e ho delle idee, però insomma sono Sandro Dell'Agnello, non sono Mosè che apre le acque, quindi in 3 giorni non è che ho
voglio fare il presuntuoso che ho già capito tutto, ho delle idee, vedrò i giocatori cosa mi diranno in campo, cosa mi diranno in partita, sicuramente ho delle idee ben precise, vedranno se saranno confermate dai fatti. Però ti posso dire una cosa per certo, che il leader non viene mai scelto dall'allenatore, dai dirigenti, dai tifosi o da qualcuno esterno alla squadra, ma il leader viene scelto dalla squadra in automatico. Non è che te allenatore puoi indicare lui sarà il nostro leader, perché se la squadra non lo riconosce non lo sarà mai. È la squadra che lo riconosce, e questo onestamente io non posso saperlo. Vuoi dire qualcos'altro, Sandro? Vuoi fare un... No, l'ho già detto che sono veramente, credetemi, se no non lo direi, è la terza volta che lo dico, perché è vero, sono molto felice di essere qui e spero davvero nella collaborazione di tutti, perché se la squadra va bene credo che siamo tutti contenti, e quindi proviamoci tutti insieme, anche che so benissimo che il primo responsabile sarò io. Grazie. Io concludo ringraziando ancora tutti i presenti, tutti quelli che da casa ci hanno guardato con la diretta e quelli che ci guarderanno quando potranno. Da parte nostra, la società, confermiamo questa grande ambizione, questa grande voglia di aiutare Sandro a essere messo nelle migliori condizioni possibili per poter lavorare. Un grande in bocca al lupo, Sandro, e come diciamo sempre, forza Rimini. Grazie a tutti.